Quello che andremo a fare oggi è una videoguida per capire gli aspetti principali da valutare durante una degustazione di vino, ma andiamo a vedere tutti i dettagli durante il nostro video. Per iniziare vediamo subito quali sono le condizioni generali da rispettare ancora prima di procedere con la degustazione vera e propria. Partiamo dunque con la preparazione del calice. Il bicchiere deve essere assolutamente pulito, privo di odori, e per questo può essere utile lavarlo con saponi non aromatizzati, proseguendo poi con una minuziosa asciugatura. Passiamo quindi al secondo consiglio: evitare di degustare il vino in corrispondenza o subito dopo i pasti. È preferibile infatti eseguire la degustazione a stomaco vuoto, poiché i sensi in questa condizione sono maggiormente attivi. È altrettanto importante tenere il vino alla giusta temperatura di servizio. Questa è indicativamente di 16-20 gradi per un vino rosso, 10-14 gradi per un vino bianco, 12-14 gradi per i rosati e infine circa 8-10 gradi per la maggior parte degli spumanti. La prima parte della degustazione è convenzionalmente l'analisi visiva. È utile dunque portare il calice a livello degli occhi, facendo roteare il liquido. In questo modo se ne può percepire la densità più o meno elevata. Subito dopo è necessario inclinare il bicchiere, possibilmente sopra una superficie bianca, per valutare il colore. Questo può infatti indicarci l'età del vino. Nel caso dei rossi, un colore più violaceo indica la giovinezza del prodotto, mentre al contrario un colore più aranciato è indice di invecchiamento. Nel caso dei bianchi, un giallo più tenue, quasi verdognolo, indica un vino giovane, un colore più dorato indica un vino più maturo. È arrivato ora il momento di passare alla parte olfattiva. Come è noto, infatti, ogni vino possiede una propria varietà di profumi. Si va ad esempio dagli aromi fruttati a quelli floreali, dai sentori più tipici e pungenti agli aromi più dolci e complessi derivanti dall'affinamento. Per riuscire a sprigionare il maggior numero di questi aromi, si consiglia di far roteare il vino lungo le pareti del bicchiere, che va poi portato al naso ripetutamente al fine di riuscire poi a identificarli uno a uno. Quello olfattivo è forse uno degli aspetti più difficili da valutare per un neofita, ma con un buon e costante allenamento diventerà più facile riuscire a identificare un numero sempre maggiore di aromi. Terminiamo quindi la degustazione con l'assaggio. Il modo più corretto consiste nell'ospitare in bocca un piccolo quantitativo di vino, cercando di farlo ruotare all'interno, ponendolo poi tra lingua e palato per valutarne il grado di ruvidità. Un vino tannico ci darà una sensazione di astringenza, mentre un vino morbido ci regalerà sensazioni più vellutate. Contemporaneamente possiamo quindi valutarne altri aspetti, come ad esempio la freschezza, cioè l'acidità, la sapidità, la dolcezza e l'asprezza. Ora che abbiamo analizzato tutte le linee guida per poter valutare un vino, anche voi da casa ci potete provare. Mi raccomando, seguiteci su YouTube e su Facebook. Ci vediamo alla prossima. Ciao!